Harry Scignone! Quando mi posso vedere? Mo, allo specchio! Oh, ma mi prendete in televisione per piacere! No, in la lavatrice, ma io io tengo una figlia che vuol cantare. E falla cantare! A dove? Tu barco! Segna! A che canale? Al canale vicino a questo che lo è suo. È suo? Signor, che scherzo, intendi? Io sempre a televisione. A dove? Alla casa mia, dove? Mo, dove lo passare? Ya! Un programma in collaborazione con... Allora, abbiamo fatto un po' cugino, però mo, la stanchezza c'è. Ha detto Antonio, ha detto. Con le scarpe chiuse, Ando, ha ragione, mi porta pure i tappini, però per un modesto conduttore, con le tappini, Ando. I premi su Giorgino si è fatta male una gamba. E qua, buongiorno. C'è che mi porta un po' dalla chiesa, ma si spegne che si vede, paga tutto, paga c'è un funerale, c'è adesso sì. Arrivo subito, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, come state? Bene, grazie a te. Bene, di dove siete? Buongiorno. Cosenza. Ah, Pietrafitta, noi ogni anno facevamo una serata a Pietrafitta, mo non mi ci chiamo. Mi è piaciuta molto. No, saluto il sindaco di Pietrafitta, grazie sindaco. Un abbraccio ad Antonio, a tutti i Pietrafitta. Viene, dicio, sei una persona eccezionale comunque. Sei una persona eccezionale. Grazie davvero, visto che già cominciamo già con un complimento. Sei una persona veramente buona, sincera, proprio, ti seguo proprio con piacere. Tu dove sei, hai detto? Pietrafitta. Ah, Pietrafitta, quindi tutti i pietrafittesi veramente grandi, anche nel mondo, perché andremo a... andremo, cominciamo a mi interrompere però. Sì, bravo. Il primo premio questo. E votalo. Allora, i fusilli con il buco, quando è succo, succo? Come è buono? Ripetilo. Buonissimo. L'abbiamo, eh? È buonissimo, un prodotto veramente buono. Però, quando i fusilli con il buco, quando è succo, succo? Sì, succo è come? Però dicio. Succo. Quando i fusilli con il buco, i succo... Sì. Te ne narizzera. Buongiorno. Il succo. Ma di fusilli con lo buco, di succo e lo succo. Salutiamo a Francesco Principe che ha fatto dei bei lavoretti lì a... dei lavoretti bellissimi su Facebook, quindi tutti... Grazie a voi ragazzi, grazie. Buongiorno bambini, venite che avete partito. Io, che a me facciamo una... Buongiorno. Chi ne ha mai chiamato? Buongiorno a voi. Ah, che belle famiglie. Ah, famiglia, buongiorno. Oh, padre che sta a me. Tu se la fai seguire, ma la famiglia tutta bella, dico, se sta facendo un'ora di sonno, se sta facendo. Guarda che brancata di che... Con un camion siete venuti. Sopra il fuoco. Come sopra il fuoco? Cioè, scusate, ma è possibile... Hanno fatto un falò stanotte? E quando ci pulizzano? Cioè, però se fate il falò, ragazze, puliteci, perché, no, se no la gente... Vieni qua. Io in diretta uno spogliarello stiamo pigliando, beh. Se sta venendo i mutanni fuori, se sta pigliando, va. E mo da bottura, mo, ti non costumi su. È già cotigno. Allora, se non fa vedo il costume, ti regalo una cosa, va. Come non gli ho regalato niente. Di dove sei tu? Di Petaccio. Aspetta, chiano. Allora, prendiamo una ciotola, che bella famigliuola. Di dove siete? Di Cosenza. E voi? Di Acre. Salutiamo tu. Ah. Ci siamo pure di Luz. Siamo Acre e Luz. Acre e Luz, due paesi meravigliosi. Voglio ringraziare l'assessore Borghetti. Borghetti. Sì. L'anno scorso ci ha chiamato, quest'anno non ci risponde al telefono, non capisco il perché, ma ti abbraccio. Allora faccio un appello a tutti quanti, quando uno vi chiama al telefono dite non ci interessa, però un messaggio di risposta, è una questione che si chiama di cortesia, non di educazione, perché sennò andiamo sopra, giusto? Scusa, non lo voglio. Vedete qua, guarda qua. Allora che gli diamo alla signora, che gli dà una bella maglietta, comincia con una bella maglietta. Questa qua. Ah, ragazze. E ma che se mi piglio pure io, ma guardate che qualità di maglietta, scusate, guarda. Paolo Marano, ma tu ci abitui male, ma giustamente l'eleganza. Si fa freddo di qua, guardate ragazze che bella, vieni, alzati. Una bambina, tutti insieme siete? Sì. Vedi qua. Accorto qua se peggio, ma tu guarda un po' se uno può lasciare spiaggi in questa maniera, ma guardate un po'. Oh no? Lei. Un dorma però, quando ne tiene? 14. 14 anni.
si fa freddo. Di qua via e si fa caldo tutte le frisse. Che meraviglia! E noi faremo della fefa, grazie ragazzi. Qui abbiamo un nostro amico che viene da Bangkok. Viene. Da Napoli, Napoli, ah, da Napoli, Napoli, Napoli. quasi Bangkok. No, Napoli è bella ragazzi, ah. Napoli è bella, Napoli. Amo molto Napoli perché. Sì. Guarda là che. Mena là, vada là, vada là. Guarda là, vada c'è. Bene mo che cannepo, vieni qua, vieni qua. Tutto a posto. Aspetta un poco, vada, ci vediamo un tempo di parlare. Quello che devo dire. Aspetta, una canzone e ti faccio un bel premio. Aspetta, allora di dove sei? Io mando il tuo fuoco. Mando il tuo fuoco, ti ha fatto anche uno? No, ho fatto un bagnino. Che lavoro fai tu? Io ti so occupare. Lavoro un genè, ma vagabonne! Un genè parla proprio. Allora facciamo una cosa per me. Se lei è Napoli, chiaramente il sole, la bassa di Napoli, se mi fa una canzone le regalo una bella cosa. E che canzone ti fa? La canzone napoletana che sti si può fare, che canzone può fare? Quale canzone? Una quella, ci pensi. Qui abbiamo Don Luri a Bonare. Di dov'è? Io vengo dalla Svizzera. Ah, che meraviglia, calabrese. Sì. Avete visto quanto gente che lavorano? Salutiamo tutti i calabresi che vivono nel mondo, in Italia, all'estero. Questa è la bellezza, perché chi ne vuole. 50 anni. Si vede tutto. Sì. Che lavoro fa? Io lavoravo in una fabbrica di sticcarei, di ricamo. Ricamo? No ragazzi, vedete qua, non mi preoccupa, fate le fotografie, fate di ricamo. Sì, ricamo. E che ricamo faceva? Tutto, camicie da uomo, vestite da donna. Salutiamo gli amici della Venna, di Perugia, di Milano, tutti gli amici veramente, portate i bambini che facciamo una festa. Facciamo. Se ci ha pensato una bella canzone. Ci ho pensato, anche io non mi ricordo le parole. Un napoletano che non sa cambiare, vabbè, che non sa cantare. Canterò. O solo mia. Che bella cosa è una giornata di sole, t'aria serena, roppa nata in besta, l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa! Raga, sta morendo però. Giornata di sole. Fate scendo me. Giornata di sole. E fate un applauso, dai. Più bello in me. Sole mia, tan pronta a te. A te. O sole mia. O fa cada davvero, fa cada. Pronto a te, sta pronto a te. Volevo salutare il sindaco e l'assessore, e come si chiama? L'assessore nostro amico di guardia. Noi facciamo questa gratis. Assessore Mario, va. A tutto, l'assessore. Noi facciamo, abbiamo fatto delle belle serate a guardia qua dove c'è il pienone, sindaco, ve lo ricordate benissimo, no? Chiamate agli altri, sindaco, ma vi abbraccio sempre con grande affetto e simpatia, travolgendo commozione. Questo facciamo noi. Saluta. Allora dammi. Aspetta, c'è. Oh, cosa? Pino, tu che vai sempre a Toronto? Ah? Che cosa? Devi concentrare, che scaletta, no? Allora ragazzi, lascia il telefono. Quindi mi pure i cosi. Ma che è questo? Quanto trasmette? Dell'Europa, scusami, lei è di Napoli. Sì. È un conosci dell'Europa. Tutta Napoli. Ma tu me lo stai dicendo, che ne sai che te lo. Allora, le do un bigliettino, Lei è molto simpatico, eh? Ecco. Questo dico, è su Facebook, chiamate e poi vediamo. Ecco, Antonio, sono 20 minuti, concentriamoci. Non pensare sembra arrivare fusilla, tesoro mio. No. Allora. Salutare il signor Gigliotti. Ecco qua, un attimo solo, ecco qua. Gianfranco Patisso, ci vediamo il 4 per questa bella serata. Dove si fa la serata? Ritrovo della montagna. Ritrovo della montagna. Ritrovo della montagna dove? Ritrovo della montagna. Brava, San Vincenzo la costa, bravo. Grazie. Allora, che bene, ti voglio dire. Allora, come? Un attimo, no, buono, dopo. Una cosa. A qui arrivano, sì. Tu vai sempre a Toronto, no, a fare le cose. Oh, arrivano 15, tre famiglie di Toronto. Sì.
Ho detto se vieni per Ferragosto sono qua, Ferragosto dopo stanno fino a verso la fine. Ok, mi contattate a Ferragosto stai con mamma, sai. Vengo con bua, non nel senso che Ferragosto però organizziamo. Non Ferragosto, anche dopo. Anche dopo, noi vi do un bigliettino sulla mia pagina Facebook, signor, perché tona 50 ci vede, tona 50. E loro ci tengono. Grazie signora mia, complimenti per la tovaglia. Allora, chi vuole parlare? Missi Pagliette, ecco qua, facciamo la Missi Pagliette quest'anno, per favore. Signor, no, è un premio, c'è un premio. È bellissima, signor. Allora, chi ne può cantare una canzone, c'è un premio. Facciamo una cosa diversa oggi, dai. No, giusto. Allora, facciamo cantare a Stevie Wonder a Bonanno, vieni. Dai, fai una canzone che ti regala una cosa. Una bella maglietta, mo c'è. E se chi ne me la tocca, sta oggi, ci ha regalo tosta, ci ha regalo. Dammi qua, dammi. Allora, vediamo chi ne me la tocca, già. Io signor qua, se c'è ancora che me la tocca c'è la dogna, è la trova. Ah signora, bene, bene. Signor, stavo toccato tu, che se no. Una signora ci può, venga lei. Oh signor, allora a toccare signora, vieni. Oh signor, avete toccato, la signora. Scusa, ma si deve cantare? No, l'avete trovato e badogno. No, una cosa tosta. Avete venuto qua. Ah? Oh signor, quale brioche può toccare? Io posso fare brioche. Quale brioche può toccare? Non tocca, dice. Aspetta, oh, ferma. Chi si macchia? Erri signor. Aspetta. Concentriamo. Allora, la prima che la trova è ma tocca c'ha lui. Ma buono. Oh. La che? Signor, chi sta toccando? E ha tocco così che è di Spagna. Lei tocca bella bella. Com'è? Tosta. Com'è, signor? Giusta. Ah, è giusta, adesso che è giusta. È giusta. Brava. Sandy, Fabio, la cosa che ci fa sognare veramente, ragazze, è chi ne ammazza Rumaiale, un ammazza chiò, quello con me, ah, cosa che. Grazie, signor. Allora, andiamo avanti bello e bello. Mo. Oh, come hanno bloccato però. Non vuole venire per un maiale, tu lo sai. Sono tutti gli amici di Ceresani. Sono tutti gli amici di Ceresani. Tranquillissimo, anche a te ti salutano, guarda. Quando mangiate l'abbiamo fatto? Oh, tanto. Bello, sì. Allora, sì, saluta, avvicinate. Un saluto a nonnina. Saluta a nonnina, ciao nonnina. Aspetta, se si è già pesto tu. Ciao. Allora ragazzi, che facciamo? Ci spostiamo da quelle parti per vedere se. Andiamone, bene. Saluto, ciao. Un abbraccio, grazie di cuore, tutto Ceresano, un abbraccione. Grazie. E mo daremo poi la macchinetta del grande. Come sei bella, se sì. Siete tutti bella, se sì. A Baccarese. Chi ti hanno messo un cuore, se sì? Che ti hanno messo? Nanzavata ci hanno messo. Allora, andò, ti ho detto, o butto il telefono o tu il Roma. Mi dai una po'. Scusate ragazzi, scusate. Allora, venite, seguiteci tutti qua. Ecco qua. Allora, chi mi vuoi salutare? Vieni. Comba, accorto con questa luna che ti pugia. Ma infatti, ciao Pino. Ma cappellino, non ne abbiamo cappellino. Quindi cosa? Allora, questo qui, o lo chiude. Allora, lei chiuda, ma chiuda. Dai. Posso fare questa maniera, Toto, ti voglio bene, amore. Ma poi fa dopo, andò. I cosi, i pendaglietti. Ma poi ne manco pubbliche dopo. Guarda che pazienza che avevi. Grande Antonio Topos. I fusiggi. Il zucchero con lo succo. No, è bello, andò, se no. I fusetti con lo bocco. Quanne? Qua dei zucchi, i zucchi con lo succo. Dammelo un bacio. Bello. gli voglio bene. Allora, una signora che ha fatto rifrescare, vieni signora, vieni. C'è. Un dipendo lì, di conto che ho con la luna, di chiù. Vieni qua, amico mio, vieni qua. Ah no, sì, vengo subito. Lo faccio, aspetta. Un attimo solo, signore, che voglio salutare un amico, voglio salutare. Un secondo solamente. Allora, questo qui, posso salutarlo? Certo. Bello di sì. Come ti chiami? Gabriele. Gabriele, ti ha fatto un bagnicino. Mo ci voglio regalare una cosa qua, Gabriele.
Sì. Oh no, vai, vieni, vieni, non ti preoccupare. Allora, ci voglio regalare una bella maglietta, eh? Ha chiuso tu andò. Prendiamo un panificio, prendiamo un panificio. Aspetta, ho vendo lui, aspetta. Aspetta, bravo. Allora, ragazzi, no, mi sta accorta la sacchetta perché c'è una vinta, l'altra volta c'è stata uno, no, una 50. Allora, grazie, amico mio, su Facebook poi vedete la puntata, ok? Canale 10, Pino Gigliotti, clicca, lei clicca ancora, sì, clicca. Clicca, quando un pinno lo clicca. E vabbè, ma non ti pensare che i pinnoli fanno bene, cioè fanno bene, insomma, aiutano, no? Dipende come pinno. Attenzione, tu pigli pure un pinno. No, ancora no. Sì, secondo me se lo piglia pure un pinno, eh? Sì, di signora Bella. Pigliami il pigiano. È buono? Buono. Fammi come ti pendolo. Aspetta. Che cosa bella, va? Marano. Paolo, il 4 giusto, agosto. Ci sarà Luciano Benvenuto, quindi chiaramente grazie a Ivan Greco. Alla sua, certo, alla sua organizzazione, andò un dilasso, non ti preoccupa, lo sai. Sei tu che la scema, ma è un dilasso. Aspetta un secondo, mi sta toccando voi, signore, mi sta toccando. Aspetta, volevo dire che il 4 giugno, grazie a Ivan Greco per la sua bella organizzazione dell'Europa Ten, facciamo questa cena con tutte le aziende, quindi caro Paolo, un bicchiere di birra, che la sera facciamo un bel mezzo signora speciale. Un applauso a tutti noi. Poi facciamo vedere all'amico sindaco e all'assessore Treviso tutte le belle serate, grazie a lei, grazie a loro che abbiamo fatto a guardia. C'erano 1000 persone, c'erano, grazie sindaco, per la riconferma, no, ma non c'è un problema, ci rivediamo prossimamente, ma vi stimo molto. Allora, grazie. Allora, mo, una canzone e bisogna una cosa bella. Una canzonetta, eh? Venga, sia, venga, venga. Si fa rossa, signor. Se il figlio non si è fatta rossa. Chiaro. La disoccupazione c'è, ma i figli li fa. Però. Ah, i fa. Se no poi perdiamo un vezio. Capito com'è? Disoccupazione c'è, ma fanno figli. Veniamo sempre, canne e pure. Sì, ma me ne pure, non me ne c'è. Ma sentito fuori. Pure la marcendita, ragione. Che danno, cara. Come però una bella signora. Ma c'è pure un premio, per autore. Quindi. Ma è stancata la guaglione, cioè due figli, quant'anni tiene? 32. 32, perché a 50 che. Guarda, dite che è una leonessa, guarda che è una leonessa. Allora ragazzi, una bella canzone, c'è un premio meraviglioso, eh? Che? Antenna, signora. Benedica. Scusa, bene. No, canti signora, 70 anni, pigliate esempio giovanissime, che va in bikini, guarda che bellezza. No, signor, buono, che sta cacciando costume a me. Benedetto, guarda là, vede qua signora, vede qua, c'è un premio per voi. Oh signor, ma ne cosa che faccio? No, non lo so. Ah, fai così, la bambina. Vedi. Sta bene, dove andate di bello signora? Si stava troppo bene qua. Vi posso dire una cosa ragazze, ha ragione Antonio, mi portate a pena la prossima volta. Mi porto queste scarpe perché sono già chi ne irine, non ne caccio. Signor, venga, vedete qua signora che va. Vedete, che meraviglia, venga, c'è un premio per lei. Che bello sorriso, guarda che bello sorriso, venga. Oh. Allora, preparami il premio Andò. Ha soppressato lo secondo turno, la madame. Venga, di dove è lei? Venga. Io? Sono di Luzzi, però adesso vivo a Taverna perché sono sposata da poco. Ah, auguri allora, auguri. E damoci allora un succo. No, un secondo. Venite. Mo saluta. Sposina, siccome sposina, da quanto tempo è sposata? Da un mese. Quindi quando arriva il marito, e dopo cucinare, non fa manco cucinare, viene subito a tena, nel senso buono. Allora, come arriva il marito, che fa? Un guppolo e scuopolo. Bravo. Un guppolo e scuopolo. Un guppolo e scuopolo. Eh beh. Io più un minuto. Perché? Questa qui è il sugo pronto.
Scopolo e Ngopolo. E su che è pronto. Grazie, grazie signora, auguri grazie. A suo marito. Grazie. Almeno se prende una moglie simpatica sa pegliare. Signore, abbiamo un minuto per la prima parte. Facciamo una. E un secondo, fateci un secondo. E un secondo, aspetta, ha ragione, che avete la maglietta? Ah, maglietta a chi avete la ragione? Allora consegno un attimo la maglietta, 3 secondi, gli consegno la maglietta, hai ragione. La maglietta al mio amico Giovanni, come si chiama? Gabriele. Gabrielotto, eh? Mamma che pane, mamma che pane ragazze. Cute, che pane, cute. Ciao bello mio. Grazie. Ciao. Signore, la seconda parte, se cambiate canale, vi fregate. Intratteniamo i nostri amici. Io, ma che sono questa macchina muove di venire? Ma che binna ha chiesto, scusa? Pizzette. Ma scusa, ma uno può binna pizzette con questa musica avuta. Ma pure con allora, buon lavoro. Che mi dite allora? Venga, 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 venga. Guarda, guarda che costume che si ha messo che. Ha da pigliato che? Sa l'ollo può da pigliato. Bello però, bello no, bello bene. Complimenti, guarda per il suo gusto veramente, a da pigliare, a quadretto, alla scuola di, a quadretto a pigliare. Allora intanto ti faccio penduliate, eh? Di dov'è, no, la verità? Sono di Morelle. E tu girava Morelle. Morelle, facciamo di Trenta. Ah, Morelle, facciamo. Un abbraccio a tutta Rende veramente, mi avete sempre accolto bene. Che fiacca tomba stamattina. Meno male cosa la cagliata che. Okay. E fui ultimo. Ma ce la tocchiamo davvero, eh? Mo la tocchiamo veramente. Oh signor, chi può toccare? La brioche, no? No, a mia la brioche, sì. Facciamo una cosa, vediamo che riesce a dire. Vediamo che riesce a dire. I fusili del curubuco qua ne so che su cu so. Ehi boi! I fusetti con lo succo, il succo o succo? Sì, i ranocci. E di bella bella, sono tutti i miei premi. Non ci riesco. Tu dico, i fusetti con lo succo, quando ne succo, succo o succo? I fusetti... Ehi, signor, un applauso di incoraggiamento alla signora, un applauso di incoraggiamento alla signora. Guarda che là che abbiamo il camera, alza la camera. Quando succo, o succo? Allora chi ne vuole dice dammi a passare. Andò, guarda, io sono molto buono con te. Vieni qua, andò. Sai perché? Vieni qua. Io ti voglio bene. E quindi siamo tant'anni con me Francesco. Perché vieni con noi? Perché ti voglio bene. E mi dà una mano da io. Secondo te, ti posso chiamare là che fai fotografia? C'è un mese che ho succo, perché se ho succo lo succo assai, poi il succo va a finire fuori. Io ti voglio bene, però un mese che ho succo. Senti con lo buco, gli succhi con lo succo. Guarda, i fusilli con lo buco, quando i succhi con lo succo. Li succhi ci ha messo tu. Allora, chi ne mi dice c'ha, guarda qua che c'è. Il nostro bando in tutto il mondo mi chiamano, guarda qua. Allora, 1, 2, 3, la signora, vieni. Allora, vieni qua, signora, vieni qua. Signora, allora, vieni. Non vi faccio niente, siamo in diretta, magari saremo. Lei di dov'è lei? Vianetti di San Marco Argentano. Oh, un abbraccio a tutti gli amici. Mi avevano chiamato gli amici di San Marco Argentano, quello del forno, però il 13 ci sono impegnato, quindi. Allora. Quando è? I fusilli. I fusilli cu? Cu sotto. I fusilli curu? Boh. No, capito, signora. Allora, deve ripetere. Allora, devo ripetere. Allora. I fusilli curu, quando i succhi? Succhi o succo? Ah! Allora, il fusilli con lo succo? Allora. Lo ripeto, dai. Ah, tutte le mie parole mai, oi. Dici con lo succo, quando i succo. No! Sì, aspetta. Vieni qua. Tente poco largo, poco così, come una fotografia, mo. Un attimo, aspetta. Allora, i fusilli con lo. Vabbè, ritendiamo. Allora, i fusilli con lo buco. Con lo succo. Signor, un secondo solamente, aspetta un poco, fate solo me, aspetta.
Tu faccio dentro, non preoccupare. Aspetta, 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 allora, il bambino, non possiamo da venire, venire. E che ti posso fare un lampo, ti posso fare? Scherzo. Allora, aspetta, aspetta. Allora, prepariamo, guarda che sta facendo. Vabbè, poi caccia, capito? Ando, poi ti caccia e poi in diretta io non taglio niente. Te l'ho detto adesso. E non ci credo, Ando, non ci credo, vabbè. Il portatelefono, te l'ho detto adesso. Se... dopo se non ci credo. Babbo. Ma se io ti voglio bene, mi puoi stare vicino un attimo? Su 10 minuti, caspita, eh. Allora, dici. Vediamo se c'è il fusello con lo buco, quanti succo, succo, succo. E che buca mamellana se sei, perché te, Gianfranco Patisso, e ti fa senta pure su la montagna, ti fa senta, te. Grazie, amico mio, grazie. Allora, andiamo avanti, c'è una cosa. Allora, ci siamo, signora? Venga qui. Signora, ma tutti e due sei bambini? Sì. Onde mo becca? Io sono i miei figli. E di fama della figlia? Voi da casa, ditemi voi se... quindi papà della figlia e no che aveva casa qua. Mamma, ti voglio bene, andi. Allora, Ifo? I fusilli con lo buco. Con lo buco? Con lo... ma sono usa per te, che ci dici a te? Che ci vuole, correggio, no? Cittu, ci lo dico, no? Da faccio toccare fra poco. Ma piace! Dava tocca a punto! Allora dici! Allora, i fusilli con lo buco. Aspetta! Ah no, piano piano. Allora no, ma mi tentare, non è che è facile ragazzi, non è che poi siamo in diretta. Signora può venire un attimo per favore che le regalo una cosa, signora? Non ci sei? Allora, uno, due, tre, Ifu, chiano, non c'è problema, Ifu? I fusilli con lo buco. Quanti succhi sono? No, allora, no, non è per me il... Io dico, quanti fusilli quando? I fusilli con lo buco. I fusilli con lo buco. No, non mi viene, voglio un applauso di incoraggiamento alla signora, ma nera mattina, mannà. Ragazzi, vediamo se ci riusciamo. Sì. Ciao Giada, come stai? Come ti chiami? Giada, ma ti... ciao. Allora, aspetta, no. Allora, i fusilli con lo succo. Con lo buco. Buco. Allora, i fusilli con lo buco. E quando i succhi con lo succo. Il ranocchio. Fate un applauso alla signora per questa. Grazie signora. Venga. Allora, ragazzi, facciamo questa cosa qua. Allora, Giorgina è malata, quindi perciò non c'è. Allora ragazzi, lo facciamo per favore un'altra volta, che dobbiamo fare una cosa molto bella per... Allora, intanto vediamo una maggiorenne e che sta facendo Loretta Goggi, che sta facendo, guarda che sta facendo Loretta Goggi. Allora, che ti posso regalare a te? La brioche. Signor, cosa brioche, signor? Un attimo, ma che... la brioche. Allora, postate fotografia, allora, vieni qua. Ce l'ha. Cosa che attimo, signor? Brioche, cosa capisce? No, non è una brioche, aveva sbagliato, aveva... Di dietro c'è. No, davanti, qualche da dietro. Davanti è vietato toccare. Perché? No, è vietato, ma non è quello che pensa lei. No, lo è la correa, mica la correa. Lei, non lo penso io. È la correa. Allora, facciamo una cosa molto bella. Chi ne ma trova e ma tocca c'ha d'ogni. Va bene, allora, c'è un'altra concorrente, ragazzi, lo facciamo. I fusilli con il buco. Quanti succhi con lo sugo. Sì, no, aspetta. Ripetiamo, piano piano. Un applauso alla signora. Mannaia. Meno male che stiamo camminando, voglio che oggi ho 45 gradi. Sì. Ecco, il bambino per esempio allegatelo, cioè... Grazie, sì. Saluta bambina che... Vabbè, me ne appugni, già che quanti anni c'hai? 7. E pensate a 15 che mina. Un bacione bello di zia. Dov'è tuo papà? Dov'è tuo? È dietro di te. Ah!
e rire. Venga che suggiasse tante me ne appugnami. Ciao, menti tese e la caccia muscia, che re? Aspetta, allora. Facciamo che. No, però mo pigliati lo bambino, eh. Che bambino, ma bambina, se si potevano bagnare mano c'è la vacca. Quando esce muoio, che era un biscotto. Bene. Guarda che se. Quando esce? Quando trasa è tosto, quando esce è muoio, che è? Un biscotto. Un biscotto. È liscia. E liscia, e punta, la punta piscia, chi è? L'acqua. La bottiglia, di signore. La fracca che mi ha fregato. La maglietta non di signore, la maglietta. Allora mi ha detto una bella maglietta. Antonio, per favore, grazie, ti voglio bene. Ecco. Mentre devi dire. La posizione è come? Grande, la metti tu. Ma la metti quando vai in pesco, a minigonna. Ma che c'è la sera? Ma tu hai visto che maglietta che ha fatto Marano, ragazzi? Guarda, bravo. Mi tocca, bene. Guarda che maglietta che ha fatto Paolo Marà, tu c'è. Roba buona. Paolo Marano è Paolo Marano, ragazzi. E noi le donne niente mangiamo. Lo piglio adesso il bambino. Tu caccio il bambino, sennò per. Prendete sul bambino, per favore, prendete sul bambino. Vai a zio, va. Casino per la tappena ti faccio reglio ti faccio. La tappena non va male, la tappena. Che scherzo, che i bambini sempre con un bacio, mai con. Allora, ti dico tu, te tutta la metti questa. Vedi che c'è in discoteca, c'è qualche soccane, come? Vedete là, mo. Sa che colpi che faccio? Ma mangi come me ne conna. I colpi te ne accaito. Allora, che ne mangio? Che ne mangio? Tocca? No. Vieni qua. E certo, guarda qua. Va. Che tipo di discoteca mo, compa? Guarda qua. E che bene, finiamo ieri, mi ricoglio con luce tante dopo. Allora, dov'è la. Ah, brava Andò. Ecco, sì, zio, bravo. Grande Andò. Che bello. Dov'è? Vieni qua, beh. Amo che bella. Pietro Reda, i fratelli Reda Cerisano, e salutiamo anche Trone di Via Panebianco, Trone di Rende, il meglio. Grazie Pietro Reda. Tutta la macchinetta, buono. Vieni qua, scusa. Che cosa hai detto della macchinetta? È buonissima questa. La bella macchinetta, il caffè esce proprio otto. Grazie. Allora signor, allora venga, allora facciamo. Quando, che cosa abbiamo ancora andò i premi? Vieni qua per favore. Lei vuole giocare? Va benissimo. Di dove è? Di San Benedetto Ullano. Era miseria, il paese di un grande, del mio grande direttore. Vi abbraccio tutti San Benedetto Ullano, eh? Direttore Sabato. Direttore Sabato, sì. E dalla sua saluto il grande Tonino Sabato. Un bacio, mio fraterno amico, per non dire un secondo padre. A tutti quanti, allora, sa giuvera tocca del tosse da lugno. La devo dire? No, me l'hai trovata, l'hai trovata. Okay. Ragazzi, attenzione, casa la signora, la trova ed è tosse, mi dice com'è, no? Vediamo. Signora, sta piano posto. Com'è? È dura. Allora faccio vedere. Quando va a mangiare, guaglio, pensate a zio Pene, era cosa che c'era lacrima e poi mi dice. Ok, piccante, va benissimo. Piccante. Sì. Piccante, dolce, come la vuoi, grigia, metallizzata, blu notte. I bambini siete meravigliosi, ragazzi. Attenzione allo buco. L'interroghiamo di nuovo la signora. Quanto abbiamo? Andò, vieni qua. Quante premi abbiamo ancora? Perché una volta, no? 3 anni fa, io cammino, e un guaglione mi ha fatto un fuoco, se mi ci ha fatto i denti. Ma tutto sano, era un bambino di Dio. E allora, un bambino non me l'ha potuto pigliare, ma con la mamma e il padre sì. Con l'ombrellone l'hai pigliato, perché mi ha fatto male. Scherzo ragazzi, divertite. Allora, mio. Oh, che un bello me. Come sta? Sì. Chi ci regala? Ma maglietta, vieni qua, la maglietta. Vieni qua. Così ti dà la maglietta. T'ha fatto un bagno? Sì. Ah, sono finiti i premi. Comba, una camionata non può portare. Ti diverti a guardare? Sì. Come chiamo io? No. Zio Pino. È bene. Ti voglio bene. Va bene. Grazie amico mio, grazie. Allora ragazzi, i fusilli. Beh.
Quando abbiamo? 7 minuti. 7 minuti, 7 minuti, faccio una cosa molto bella. Allora, avete parenti fuori Calabria, avete parenti. Venite, venite, salutate allora, signore, salutate. Buongiorno. Che meraviglia. Stavamo a parlare di Dio. Scemo, mettiamo nella, vieni qua, faccio, mettiamo. Un abbraccio. Ciao, pure un abbraccio. No, no, noi rispettiamo, per carità del cielo. Allora, io volevo assaggiare, mo, vi faccio assaggiare una cosa molto bella, dove... Mo, signor Stanno, meno male che non abbiamo camminato, compa. Allora, andò la prossima volta a tappine, in bravito, perché cos'è... va bene... Perché... I saluti! Anche questo collega di mio padre Cesario di Taverna di Mondalto. Grazie. È questo conduttore delle ferrovie. Vabbè, io non mi sposto più, non mi so perché non ci faccio più, compa. Buonasera, buonasera. Oh, però avessimo visto, insomma, poche bikini oggi, perché tutta l'età media è 80-90 anni oggi. E stanno con un uccino, Benedetto, dove sei? Bisignano. Ah, Bisignano, i taraggi. Salutiamo Celafot Bisignano, grande successo a Toronto con grande lavoro. Lo conosci? Come no. Tu che fai adesso qua? Sono in vacanza. Oggi che ti mangi? Quello che trovo a casa, che arrangia la moglie. Diciamo. Grazie. Guardiamo tutti gli amici, Sì. A chi so cucina la moglie che ci porta lo succo? Posso? Le devo regalare una cosa, venga. Ci potete regalare una cosa? No. Invece, non ci dici. A lei non ho detto niente, no? Ma quello lì, quella lì è capito. Di sciale, oh. Ma cos'è? È buschente? È buschente? Come? Il sugo pronto! No! Sugo! È il sugo al basilico! Ma è piccante? No, è il sugo al basilico pronto. Questo bambino mio, amore di zio, spostate perché non vi prendete, vi adoro i bambini. Apposta non ho fatto figli, proprio perché vi adoro. Bello di zio. Tu quanti anni hai? Io 10. Però sorride almeno. Dov'è tua mammina? Ah, col papà. Vedi che mio nipote si vuole fare step con te. Sì, adesso facciamo il filmino. Vieni qua, vieni. Vieni. Non mi fanno un step, non è che non mi fa una passata. Venga a messa, venga a messa. Vieni, vieni. 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 Ada, vieni. Allora. I fusilli del curubuco, quando i succhi, succo o succo? Sì. Non le dì però. No, aspetta, ripeti. La sa basano, ma la conosco. I fusilli corobuco, quando i succhi, succo o succo? I fusilli corobuco, quando i succhi, succo o succo? È brava! È brava! Non dimentichiamoci, pasta poco? Pasta poco? Succo assai. Succo tanto. Pasta poco e succo assai. È poco, assai. Basta poco. Dobbiamo parlare un po'. Il nostro dialetto, signore, e di se dai Brooklyn se. No, io sono di San Marco Argentino. E allora, basta poco? su cosa hai? Oh, ecco qua. Lo bello poco, dai. Ah? Lo bello poco, su. Signore, quando posso casare? Mo io non lo so che. Su cassai che significa? Su cassai. Sugo molto. Tanto sugo. Ma questo fraintende sempre. Sì, beh, sì, buona notte. No, è un detto che abbiamo rispolverato dopo tanti anni. No, non è volgare, signore. No. Pasta poco e sugo assai. Il sugo tanto. Ma c'è chi non piace però, sugo. Tanto sugo. Ma signor, che mi sta facendo tutto voi, che mi sta facendo, no, mamma mia, no. Appesso di oggi se va venire. Che? Ma vieni là. Sì, piglialo, piglia. L'ho già data la macchinetta, ragazzi. Ragazzi, avete un po' di caffè su sotto a sombrellone, con un termos, come c'è una volta? Ma che ciuscia! Vedi, no, non si porta più il caffè? Penso di no, perché siamo abituati ad andare sempre al bar. Quindi non ce n'è cresa allora. Ecco, infatti. Perché una volta facevano i magnetti grandi, no? Ecco, si portavano i termos e invece ora non si portano più. Lei di dov'è? Io sono di San Marco, però vivo in Germania. Beh. Si può avvicinare, signor, perché stai in letto, ne stai in, sì. Senta un poco dopo. E quindi, però lei consuma i nostri prodotti, sì. Sì, certo. Che lavoro fa in Germania? Nel fabbrica di metallo. Ah, bravo. Sono
al controllo imballaggio. Ma ce n'è crisi là. Tutti gli amici di Stoccarda, salutiamo Mario in Germania, Maria Francesca Saltato, grande Maria Francesca. Sono in Petal, la mia zona. Dov'è lei? È in Petal. È do Portogallo, te. Dortmund. Ciao ragazzi. Una bella puntata, mi sono divertito e non mi sono stancato tanto. Tieni i titoli che culano. Grazie a tutti voi. Venga, signore. Che noi facciamo il video anche su Facebook, ragazzi. Fate un applauso, che siete buona estate per tutti. Saluti! Ma te ecco qua, fateci, ma fate corto. Saluto l'amici della De Spar di Paola, che vi ho fatto un formaggio oggi sera. Bravo, meno male che hai tu De Spar, meno male, almeno. Vi salutiamo anche noi con grande effetto e simpatia, c'è un'altra commozione. 13. Serafè, mo è chiuda. In 30 secondi, se no ne mangiano, mo ne mangiano. Grande Serafina alla telecamera, al montaggio il mitico Enzo Leonetti. Topos! Salutiamo Giorgina, alla prossima, ciao. Ciao ragazzi!